Fra Iacomoni, un grande imprenditore che tutti conosciamo, oggi lo conosciamo in una veste diversa, l'autore di Un Montigiano nel Mondo. Come è nata l'idea di scrivere questo libro? Dopo una vita di lavoro è nata la voglia di fare un'impresa di tipo nuovo. Italiano, avevo sempre bassi voti a scuola, non sono mai stato uno scrittore, però mi piaceva ricordare e dire ai giovani magari come ho fatto per invecchiare così, per arrivare a 50 anni da un'attività che va bene, insomma un'attività positiva che è nata così, è nata anche per scherzo e poi è diventata una cosa seria per di molte famiglie. C'è anche così degli sprazzi di Arezzo e di come è cambiata, anche di come sono cambiati gli aretini? Certo, Arezzo di ieri, Arezzo di oggi, Arezzo di domani, qualcosa come dire che il futuro è aperto a tutti e specialmente ai giovani, in cui ho molta fiducia. E spero che i miei nipoti vogliano almeno leggere le gesta del nonno. Presidente, quindi un messaggio in un momento, no, particolare, soprattutto per i giovani, magari perché si avvicina all'impresa per la prima volta. Sì, io direi un messaggio assolutamente positivo che abbiamo voluto lanciare proprio dalla Casa delle Imprese, dalla Camera di Commercio. La storia di Piero e la storia di Mona Lisa sono e rappresentano due pezzi importanti dell'economia del nostro territorio e rappresentano quel momento del miracolo economico che ha contraddistinto questa nostra provincia e che ha portato, grazie anche a Mona Lisa, questa provincia a essere conosciuta nel mondo. La Mona Lisa ha fatto, direi, la storia, sta facendo la storia della moda del bambino o bambina nel mondo, è diventata un punto di riferimento. Di questo noi dobbiamo essere assolutamente orgogliosi, perché poi da questo ne consegue anche un numero di posti di lavoro assolutamente importanti e in questo momento ne abbiamo davvero bisogno.